Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video speciale perché è il video numero 100 e voglio condividere un po', diciamo, i primi video che avevo caricato sul canale, proprio in onore di questo centesimo video. Sono sul mio canale, questa è la home del mio canale, sono tutti i video caricati negli ultimi anni. Più vecchi sono questi qua, ovviamente. Come vedete, i primi video erano video di autobus, perché la mia passione sono anche i mezzi di trasporto, e quindi caricavo video di viaggi su bus, metropolitana di Torino, tram. Avevo anche un canale apposito che poi ho chiuso, e da quel momento, diciamo, ho fatto così per un paio d'anni. Poi mi sono iniziato a incentrare il canale, diciamo, sui video più viticoli, enologici, agricoli. E il primo video che riguardava, diciamo, l'agricoltura più da vicino era questo qui: trattamenti antiparassitari, preparazione fase 1. Era un brevissimo video, la fase 1 e la fase 2 era questa, un po' più lungo, in cui le visualizzazioni sono state anche oltre 5.000 questo e 2.000 questo, sono di 6 anni fa, sono del 2013. Andiamo a vederlo. Praticamente, adesso lo apro in un'altra scheda, così ci rimane lì di tutto, della home. Un po' lento a caricare, ma va bene. E non parlavo in questo video. Rame metallo. Ah sì, dicevo solo che il prodotto avevo usato. Era probabilmente per non era per il magneto, ma probabilmente per l'orto, per il pomodoro. No, era per le viti a base di rame, ecco come vedo adesso qui nella descrizione. Vabbè, uso il risparmio, ma andiamo a vedere qualcos'altro. Questo video è stato importante perché la potatura vite di Dolcetto del 23 febbraio 2014 è quella vite che poi era morta e aveva preso sia la flavescenza che il mal dell'esca. E avevo fatto la potatura, poi altri video di autobus, va bene, la legatura, e poi l'anno dopo di nuovo la potatura, la legatura e la scacchiatura. Questo video qui, di video del 2015, che sono 1, 2 e 3, erano andati benissimo. Guardate, 21.000 visualizzazioni questo, della prima scacchiatura, 25.000 questo e 16.000 questo. E sono molto contento perché sono piaciuti e non li avevo pubblicizzati neanche tanto. Io non pubblicizzo mai i miei video, cioè li pubblico ogni tanto, li condivido sui miei social, ma poca roba, ecco. Questi sono andati bene, sono molto contento che li abbiate apprezzati. Credo siano stati apprezzati, adesso lo apriamo, ma vediamo dai like e i dislike quanti sono, vediamo se c'è qualche commento. Comunque, poi la finiamo qui perché sennò Abbastanza diventa. grandi, Mi vabbè. fa molto piacere i 64 persone che hanno apprezzato questo video e anche commenti. Comunque, questi video erano andati bene. Poi una breve parentesi di sorteggi di meteo, perché ho partecipato ad un fantameteo, non ho visto neanche a spiegare che cos'è, e mi serve a fare i sorteggi per un gruppo. E poi roba del 2016 e primi video anche di carattere analogico, con la pigiatura, la misurazione di zuccherine. Questo qui deve essere il video che è andato meglio di tutti, con quasi 30.000 visualizzazioni. E poi arriviamo ai video più recenti, questi qui più recenti, la potatura del 2018, gli errori gravi, un video a cui ci tengo anche abbastanza, i video a cui ci tengo abbastanza sono questi del 2018, secondo me quelli riusciti anche meglio. E poi ci sono quelli, vabbè, in polemica con le amministrazioni locali, ma non c'entrano molto col canale, solo che non mi andava di toglierli. E poi arriviamo a quelli più visti dell'ultimo anno, il metodo Simonite SIRT, che non funziona a mio avviso bene su questo, che cos'era, sul cordone speronato, e questo sul guaiò. Mi ha fatto 7-10 mila visualizzazioni. Questo devo dire che mi è stato criticato molto, eh. Lo dico, mi è stato criticato molto, lo apriamo e ve lo dimostro anche, ma ci sta la critica, se è Buongiorno a tutti, costruttiva. è Adesso il 15 di mettiamo in no, 14. pausa, vedete più o meno, sono più like che dislike, ma comunque siamo lì, e anche i commenti non erano tutti positivi, però va bene, a me piace quando
si discute anche di cose, non bisogna essere tutti d'accordo, ci mancherebbe altro. E purché lo si faccia argomentando le proprie idee. Poi qualcosa di nuovo sui meli, le recensioni, questa recensione del decirculatore, soprattutto negli ultimi tempi, ho ricevuto un sacco di commenti, vi ringrazio per tutte le domande che mi avete fatto. E niente, poi qui c'erano le serie che abbiamo iniziato, che spero di poter continuare, ma niente è difficile. L'orto con i pomodori, i meli e tutto. E questi sono gli ultimi. Questo qui è il video numero 100. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito finora. Abbiamo 486 iscritti. Io vado a salutare l'ultimo iscritto, che è Lorenzo Antoci. Se vede questo video, grazie. E niente, io mi fermo qui. Vi dico già che il prossimo video sarà un video che ho registrato una quindicina di giorni fa sui mailing e ve lo carico nella giornata di lunedì. Questo qui uscirà domani, domenica. E il prossimo ve lo carico lunedì. Tutta questa settimana vi bombarderò un po' perché ho un sacco di video da farvi vedere, di argomenti più disparati. E vi invito sempre a seguirmi, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Grazie a tutti per la visualizzazione e ci vediamo in un prossimo video.